matematica e scienze delle scuole medie. Vorrei inaugurare una serie di piccoli video dedicati all'elettrostatica, all'elettrologia in generale, e ripercorrendo un po' la storia di Alessandro Volta, che è stato uno degli scienziati più importanti, uno dei fisici sperimentali più importanti della nostra era, che è arrivato alla scoperta, all'invenzione della pila e della corrente continua. Però precedentemente a questa grande invenzione ha compiuto altre scoperte molto importanti nel campo dell'elettrologia. E noi adesso caliamoci un po' nella realtà del 1700, in cui l'elettricità era un fenomeno visto con curiosità. Piccoli esperimenti di elettricità venivano già fatti, si sapeva già dall'antichità che esistevano delle sostanze in grado di caricarsi elettricamente. E la sostanza principe è l'ambra fossile, è la resina fossile, detta ambra, in greco electron, da cui deriva poi il termine elettricità. Però nel 700 si conosceva l'elettroscopio, uno strumento, io l'ho rifatto in senso moderno, costituito da un filo, questo è di rame ma potrebbe essere di ottone, di oro, che è uno dei migliori conduttori, un involucro ovviamente di vetro, ma io uso la plastica, poi vi spiegherò perché, e diciamo al filo di rame erano attaccate due pagliette o palette metalliche leggere in grado di divaricarsi al passaggio di una corrente elettrica. E questo strumento si chiama elettroscopio, e lo potete fare a casa prendendo un semplice foglio di carta alluminio, lo piegate in due, io per guadagnare tempo l'ho già fatto, lo ritagliate, gli date una forma a cuore, a paletta, come volete voi, ecco qui, e quindi fate le palette di un semplicissimo elettroscopio. Possono essere più o meno grandi, questo decidete voi. Queste palette, poi lo vedremo, si divaricano quando risentono di una tensione elettrica e si mettono a riposo quando non c'è tensione. Quindi in questo momento, se vediamo l'elettroscopio, le palette sono praticamente attaccate, sembrano una membrana singola, però vedremo che se avvicino a questo strumento un oggetto carico, le palette si divaricano. Poi c'era un altro strumento scoperto da due olandesi, che si chiamava bottiglia di Leyda, è un condensatore elettrico formato da due strati isolanti, uno esterno ed uno interno, separati da uno strato conduttore. Noi usiamo sempre la carta argentata. Poi a questo strato conduttore si collega una linguetta sempre metallica che esce fuori dal contenitore. E questo strumento si conosceva già ai tempi di Volta, però doveva essere caricato per strofinio, quindi bisognava prendere un panno. Un oggetto non conduttore, dielettrico chiameremo gli oggetti non conduttori, poi si faceva toccare questo oggetto sulla linguetta metallica più e più volte, e questa bottiglia di Leyda condensa energia elettrica e poi dà la scintilla. Ora andiamo avanti però, e quindi arriviamo a Volta intorno al 1773-74, che dopo vari tentativi riesce a concepire uno strumento in grado di caricarsi per il fenomeno dell'induzione elettrica. Questo strumento si carica solo per un semplice contatto e Volta lo chiamò elettroforo perpetuo. Fu una rivoluzione nel campo dell'elettrostatica. Questo strumento poi prese il posto in poco tempo, prese il posto delle bottiglie di Leyda, e è fatto da due componenti l'elettroforo. Una componente di base, che Volta chiamava la schiacciata, formata da materiale resinoso. E questa componente va comunque caricata per strofinio, io la posso caricare semplicemente strofinandola con la mano. E la componente superiore dell'elettroforo si chiama scudo ed è composto da due parti, questo è lo scudo. Una parte è un disco metallico, lo chiameremo disco o piatto metallico, agganciato ad un manico isolante in modo che la carica non si disperde. Quindi l'elettroforo Volta lo caricava strofinando con una pelle di gatto la schiacciata resinosa, così si accumulavano cariche elettriche negative, appoggiava il piatto sull'elettroforo, scaricava a terra e il disco in questo modo si carica e dà luogo a fenomeni elettrostatici, ad esempio è in grado di attirare carta o pezzetti di plastica. Ora, prima di andare avanti per vedere un po' il funzionamento del disco, vorrei farvi vedere come si può fare a livello artigianale un elettroforo velocemente.
Possiamo prendere un comune CD. Io per questo, che è un po' più grande, ho preso un vecchio vinile 45 giri, sono un cultore dei dischi, potete addirittura fare un elettroforo con un 33 giri, ma più comunemente avrete un CD, un DVD, insomma di queste dimensioni è già sufficiente per sentire la scossa, diciamo così. Poi procediamo facendo vedere come si fa, dopo continueremo a far vedere gli esperimenti. Qui prendiamo un po' di carta argentata, la ritagliamo intorno al disco, non deve avanzare molto, 2-3 centimetri. Voglio dire, non è necessario che la parte superiore della carta copra completamente il disco, non è necessario. Anzi, se ne facciamo avanzare poca nella parte superiore è pure meglio, perché ci saranno meno pieghe e se ci sono meno pieghe l'elettricità si disperde di meno. La ritagliamo in maniera vagamente circolare per seguire un po' l'impronta del CD. Continuiamo a seguire la curvatura, eccoci qua. Eccoci qua, ci siamo quasi. Quindi quello che ci serve è un CD o un DVD, della carta alluminio, del nastro isolante e ovviamente un paio di forbici. Poi anche un bicchiere di plastica. Allora, adesso ripieghiamo la carta argentata sul disco, cerchiamo di fare meno pieghe possibile, cioè la facciamo scorrere continuamente in maniera che le pieghe siano più basse, ma comunque ci saranno sempre, è inevitabile questo. Qui, così stiamo completando il nostro disco dello scudo. Ecco qui. Ora è importante chiudere, non tutti lo fanno, però vi consiglio di farlo. È importante chiudere la parte dove finisce la carta d'alluminio e serrarla con il nastro isolante sulla superficie del dischetto del CD. Perché in questa maniera le cariche non si disperdono, quindi le teniamo isolate grazie appunto al nastro isolante. Quindi ritagliamo più pezzettini, li facciamo girare intorno. Ecco qui, andiamo avanti. Che non completiamo la chiusura e avremo il nostro bel dischetto. Adesso prendiamo un bicchiere di plastica più o meno grande, per i CD vanno bene i bicchieri da caffè, lo appoggeremo sopra il disco metallico e lo fisseremo anch'esso. Mettiamo lo scudo, diciamo il manico isolante sopra il disco e fissiamo il manico isolante al disco stesso, sempre con il nostro bel nastro isolante. Ovviamente le cose le potete fare in varie maniere, potete anche prendere un manico di plastica, non necessariamente un bicchiere per fare il manico isolante, potete fissarlo anche in un altro modo rispetto a come lo sto facendo io. Il principio è questo, che ci deve essere comunque un piatto metallico e sopra uno strato isolante che non fa disperdere la carica. Lo strato isolante lo usiamo anche per impugnare il disco stesso, chiaramente. Eccoci qui, quindi così abbiamo completato il nostro
elettroforo perpetuo, come diceva Volta, perché è in grado di caricarsi per il semplice contatto. Allora, quindi a questo punto vediamo un po' gli effetti del funzionamento di uno scudo carico rispetto ad un oggetto scarico. Cerchiamo di strofinare la schiacciata. Una volta che abbiamo caricato la schiacciata non è il caso del polistirolo, però può rimanere carica per diversi giorni. Un materiale isolante che trattiene molto la corrente, ad esempio come l'ambra, diciamo le cariche più che la corrente, è in grado di rimanere caricato elettricamente per molti giorni, quindi a quel punto basta semplicemente mettere lo scudo sopra, scaricare a terra gli elettroni. E a questo punto lo scudo rimane carico di carica positiva ed è in grado di attirare gli oggetti per semplice induzione elettrostatica. Noi adesso cerchiamo di caricare la schiacciata, se si può. Non sempre si carica bene perché dipende anche dalle condizioni dell'ambiente intorno, però quando lo scudo è carico, come vedete, È in grado di attrarre per induzione elettrostatica. un materiale isolante. Se io scarico lo scudo, mi avvicino allo scudo, parte una piccola scintilla che riporta in equilibrio elettrico l'oggetto in questione e ovviamente i piccoli oggetti attirati cadono. Quindi il funzionamento dell'elettroforo è semplice ma geniale. Adesso vi faccio vedere cariche negative. Quando c'è uno sbilancio, come diceva Volta, di cariche, abbiamo più cariche di un tipo anziché di un altro. Nella schiacciata aumentano per strofinio gli elettroni, quindi la schiacciata si carica negativamente. Quando noi mettiamo un oggetto metallico sopra la schiacciata, gli elettroni dell'oggetto metallico vengono respinti dagli elettroni della schiacciata, quindi si pongono sul margine superiore dell'oggetto. Il margine inferiore è carico positivamente. Ricordiamoci che le cariche opposte si attraggono, quindi qui c'è un eccesso di cariche negative, nella parte inferiore ci sarà un eccesso di cariche positive. Gli elettroni vengono spinti via e si ammucchiano sulla parte superiore del disco. Così il disco è carico, così è scarico, così è di nuovo carico per induzione. Però per avere una carica netta devo toccarlo, quindi in questa maniera scarico. Porto via gli elettroni che vengono respinti dalla schiacciata sotto e così il disco ha più cariche positive che negative. Quindi in questo modo, diciamo, per contatto noi carichiamo un oggetto. E ora, per vedere se è carico oppure no, usiamo appunto l'elettroscopio. Potete usarlo sia di vetro che di plastica. Il vetro chiaramente è migliore perché non ha effetti spuri. La plastica bisogna stare attenti ad esempio a non strofinare il bordo perché si può elettrizzare e va ad influire sulle misure sulla dilatazione delle palette. Però ho notato una cosa, adesso userò quello di plastica perché la plastica una volta che è a riposo, che non ha effetti spuri, mantiene meglio la carica elettrica, la disperde dopo un tempo maggiore. Quindi diciamo uso un elettroscopio con un involucro di plastica ricavato tagliando una bottiglia, il sughero. Ho isolato il filo di rame, ho messo del nastro isolante tra il sughero e il rame. Perché? Perché il sughero comunque disperde la carica, non è un granché come isolante. Carichiamo la schiacciata, spero che un pochino si carichi. Ovviamente poi dipende pure dai giorni. Se, eccolo qui, quando io avvicino l'oggetto carico all'elettroscopio, al filo di rame, l'elettroscopio si carica leggermente e le pagliuzze divergono. Quindi abbiamo visto, ecco qui sto aumentando la carica elettrica, quindi se l'aumento aumenta la divaricazione. Quando mi allontano le palette tendono a riavvicinarsi. Così lo scarico, ecco qui si è scaricato. Se avvicino l'oggetto carico e lo faccio toccare, come vedete c'è una tensione elettrica e le palette si divaricano. Ora, se io lo ricarico, ecco, guardate, questo è carico positivamente, come il disco è carico positivamente, cariche dello stesso segno si respingono. Eccolo qui. Lo carico ancora un altro po' per farvelo vedere meglio. Ora, se io scarico il disco, finisce l'effetto, il disco adesso è neutro e le palette non risentono più dell'effetto di repulsione. Se lo ricarico, ritorna l'effetto di repulsione. Ecco qui, ora scarico
l'elettroscopio. Adesso è scarico e quindi le palette rimangono così. Allora, una cosa importante da dire prima di andare avanti. I contemporanei di Volta si chiedevano, ma con l'elettroscopio, che cosa si misura? La quantità di carica elettrica, l'intensità? Fu proprio Volta a dimostrare che con l'elettroscopio si misura quella che lui chiamava poi la tensione, l'intensità della carica elettrica, l'intensità di sbilanciamento della carica elettrica. L'esperimento che lui proponeva adesso. Ovviamente non lo faremo in maniera identica, però a grandi linee è proprio questa. Allora, se io tocco con lo scudo carico l'elettroscopio, le palette divergono. Se io avvicino un altro scudo, quindi della stessa estensione, devono essere identici, dello scudo carico, ma deve essere scarico il secondo scudo, e lo metto a contatto con lo stesso elettroscopio, che cosa succede? Proviamo un po' a vedere che cosa succede. Allora, questo lo scarico, questo lo carico. Questo è scarico, lo tocco col naso. Allora, se io avvicino l'altro piatto, come vedete, le palette tendono a riavvicinarsi. Eppure tutti possiamo constatare che la carica elettrica si è conservata. Questo è carico, questo è scarico, quindi non si è creato, si è distrutta energia. Perché le palette si sono accostate? Perché la carica si è distribuita su due dischi, non sta più solo su un disco, ma su due dischi. Quindi con questo piccolo esperimento Volta dimostrava che con l'elettroscopio si misura la tensione elettrica e non la quantità elettrica. Quindi lo rifacciamo. Ecco qui, quando io avvicino l'altro disco, scarico, all'elettroscopio lo metto in contatto, le palette tendono ad avvicinarsi. Quindi in questa maniera abbiamo dimostrato che con questo strumento si misura la tensione elettrica, non la quantità di carica. Poi Volta trasformò l'elettroscopio in un elettrometro sensibile, semplicemente aggiungendo una scala graduata all'elettroscopio, grazie alla quale lui vedeva il grado di divaricazione delle pagliette e quindi vedeva il grado di tensione elettrica degli oggetti. Ora abbiamo quindi finito questa prima parte dedicata all'elettroforo. Un ultimo pezzo, diciamo, di questo video lo voglio dedicarvi a farvi vedere, se è possibile, un po' di scintille al buio. Quindi adesso abbasseremo la luce, proveremo ad usare anche una comunissima candela di una comunissima motosega. I ragazzi dell'anno scorso magari adesso rideranno un po' riguardo a queste motoseghe, perché l'anno scorso facevamo un po' di battute al riguardo, però di fatto diciamo, è utile per visualizzare la carica e la scarica elettrica.